Veniamo ora a quello che possiamo dire che è il sì, forse. Sì. Vediamo che c'è nella testa di Dio, cosa c'è nella testa di Dio. Io comincio a leggerci. Perché appunto non so, è in fondo, è l'innesco del lavoro comune che faremo. La prima cosa che voglio dirvi a proposito di questo lavoro comune è: non vi preoccupate di capirlo, anzi, non capite. Entrate in una dimensione in cui memoria e desiderio non sono attivi. Vedremo un pochino, faremo un pochino dei passaggi in questo senso, ma non ho capito, non fa niente, le cose restano, stanno lì, restano e funzionano, continuano a funzionare dentro di noi. Bino incomincia questo seminario in questa maniera. In questi seminari, e a San Paolo, cercherò di dare uno schizzo dell'area in cui sono pronto a mostrare la mia ignoranza e a rispondere alle domande che continuate a pormi le stesse domande tutte le volte che vorrete e io risponderò se purtroppo, anzi probabilmente, ogni volta in un modo diverso. E vediamo che cosa significano le domande. I saccheggiatori
furono patrocinatori del metodo scientifico. I primi che osassero aprirsi un varco tra i frammenti, sentinelle di mostri e i loro costumi sacerdoti. Ecco cos'è il metodo scientifico, no? un aspetto della ricerca. Questa prima ricostruzione, che non è storia, archeologia o arte, può essere categorizzata da un vertice religioso, estetico o scientifico. Nei termini della griglia viene ascritta, ai termini della griglia vedremo che cos'è la griglia, viene ascritta alla categoria C, cioè a quella del sogno, del mito, del pensiero mitico. Penso che essi, i serpeggiatori, debbano essere stati uomini coraggiosi per osare di rubare i tesori nascosti in un luogo custodito da spiriti pericolosi e malvagi. Analogamente, in psicoanalisi, quando ci accostiamo all'inconscio, che è ciò che non conosciamo e non ci riconosciamo, noi pazienti e analista insieme siamo certi di essere turbati. Chiunque debba vedere un paziente domani potrebbe sperimentare ad un certo punto la paura. Nella stanza di analisi ci dovrebbero essere due persone piuttosto spaventate, il paziente e l'analista. Se non lo fossero, ci si potrebbe chiedere perché si stiano tanto preoccupando di scoprire ciò che ciascuno già conosce. Si è sempre tentati di occuparsi di qualche cosa di familiare. Questa tentazione è più grande per gli psicoanalisti che per gli altri, perché l'analisi è una di quelle rare situazioni in cui gli esseri umani si possono trovare impegnati in un'occupazione paurosa senza nemmeno uscire.